Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di A Casa in Forma, il primo programma di cucina in collegamento Skype targato 264. Partiamo oggi con una nuovissima puntata, state bene, tutto a posto. Oggi torniamo a collegarci con Riccardo Abeti, avvocato con la passione per la cucina, food blogger, che si cimenterà, pensate, in due super ricette romane, chissà perché, poi glielo chiediamo. Tra l'altro ha scelto, pensate, il classico menù che scelgo sempre io quando vado al ristorante, si è voluto mettere alla prova, il voto oggi glielo do io. Intanto però, armato del mio bel mattarello, venite con me, andiamo a scoprire oggi chi c'è in regia. Buongiorno! Buongiorno! Federico, come stai? Tutto bene? Tutto bene, è tanto che non ci vediamo. È tanto che non ci vediamo, è troppo. Allora, dai. Oggi puntatona. Siamo con l'avvocato Abeti, food blogger, appassionato di cucina. La cioè, scorsa avvocato, food blogger e appassionato di cucina. Miscuglio unico. Ma non è finita qua. Poi dopo ce lo racconterà lui. La scorsa volta ci ha preparato i pancake, perché lui è bravissimo nelle colazioni, tra l'altro. Oggi si è voluto cimentare, chissà perché, nella cucina romana. Secondo me si è messo in un pasticcio. Aspetta, ma primi piatti? E oggi ci fa una carbonara e un tiramisù. Wow! Capisci? Wow! La carbonara... Tanta roba. Allora... C'è qualcuno che me la fa con la panna? No, sicuramente non è lui. Intanto tu ricordati che sei il nostro giudice supremo, per cui dovrai dare chiaramente. Guarda, io per la carbonara sono non un esperto, di più. Ecco, allora siamo in due. Per il tiramisù? Tiramisù anche. Savoiardo o pavesino? Savoiardo. Ottimo, andiamo d'accordo. Savoiardo. Allora, siamo pronti, secondo me saremo anche un po' agguerriti oggi. Voi continuate a seguirci, io vi ricordo che potete entrare in contatto con noi attraverso i nostri canali social, pagina Facebook, pagina Instagram, Cusano Italia TV. La nostra Leslie, che saluto e ringrazio, social media manager, sempre lì col telefonino a leggere tutti i vostri messaggi, a rispondervi inoltre a tutto. Brava Leslie! E poi, non solo... Oltre a seguirci qui sul 264, quando siete in macchina ci potete ascoltare in radio su Radio Cusano Campus, ma ancora ci potete leggere sul nostro quotidiano online, Tag 24, ogni secondo aggiornatissimo, tanti articoli fatti di cronaca, attualità, politica, moda, di tutto e di più. Adesso però cominciamo questa puntata, cominciamo con gli auguri, perché dobbiamo andare a fare gli auguri a chi? Dobbiamo andare a fare gli auguri ad Antonello, che oggi compie gli anni. Allora, la nostra bella torta, musica maestro per questo compleanno che festeggiamo qui, festeggiamo insieme sul 264. Antonello, ti dedichiamo questa puntata, ti dedichiamo una bella carbonara e al posto della torta un bel tiramisù, che comunque il tiramisù mi dicono che è uno dei dolci gettonatissimi anche per il compleanno. Bene, bene, bene. Allora, gli auguri li abbiamo fatti, dobbiamo fare il disegno del giorno, però io sono un po' curioso di vedere questa puntata di oggi. Allora, il disegno ce lo lasciamo per dopo. Andiamo subito a collegarci con il nostro ospite di oggi, Riccardo Abeti. Riccardo, buongiorno, come stai? Buongiorno, come stai? Tutto bene. Riccardo, oggi tu hai scelto due piatti della cucina romana. Un primo piatto è un tiramisù, che poi, oddio, aspetta, dire tiramisù, piatto romano, mi si arrabbiano un pochino al no, è vero? Sì, sì, perché in realtà discutevo con Sonia che è più milanese, secondo lei. Esatto, Roma, Milano. Ma noi mischiamo. Ecco. Sono un romano emigrato. È vero. Vabbè, diciamo italiano, diciamo Made in Italy. Diciamo Made in Italy. Sì. Carbonara, come mai hai scelto la carbonara? Allora, perché è un po' nello spirito del mio profilo di avvocato Antò. Cioè, mi piace provare a fare bene le cose semplici. Esatto. Però semplice non vuol dire facile. Mm-hmm. Non
semplice non vuol dire scontato. Non vuol dire scontato e io sono molto integralista sulla carbonara. Cipolla ci vuole, la panna. Riccardo, attenzione a cosa che dici, Bene. eh! Ah, sì. Allora No, adesso la pubblicità. No, sto scherzando. Allora, no, sei molto tradizionalista? Vai sulla ricetta proprio tipica? Allora, Assolutamente. io per quel che mi sono informato, per quel che ho raccolto, io sono per il guanciale. C'è Ok. una discussione, per me non esiste il Sì. guanciale. L'unico grasso che si usa nella carbonara è quello del guanciale, poi quindi niente olio, niente. Poi chiaramente le uova e un pecorino romano DOP, Bene, indispensabile. allora facciamo così. Al volo la grafica della ricetta per questa buonissima. Cominciamo dalla carbonara, giusto? No, in realtà No, da dove vuoi farei, cominciare? Dimmi. se sei d'accordo, farei prima il tiramisù, perché così lo mettiamo in fresco. Ah, va bene, poi almeno dopo lo vediamo. C'hai ragione. Sì. Allora, con ordine, quindi abbiamo detto la carbonara facciamo dopo, facciamo il tiramisù. Allora, passiamo al tiramisù, questo dolce made in Italy, gettonatissimo. Che troviamo solitamente tutte le volte che andiamo al ristorante. Che dolci ci sono? Il tiramisù. Si parte sempre dal tiramisù, no? Oltre alla cheesecake e la panna cotta, c'è sempre questo tiramisù. Tiramisù super preparato da nord a sud. Negli ultimi anni abbiamo visto tante varianti al pistacchio, con la fragola, al posto del savoiardo un altro biscotto. Noi oggi come lo prepariamo? Lo prepariamo proprio semplice. La cosa che ho voluto, diciamo, la caratteristica che ho voluto dare alla nostra preparazione è il fatto di pastorizzare le uova. Perché uno degli incubi del tiramisù di chi non lo vuole ma non se lo prepara è l'uovo fresco, no? Sì. È Esatto, il fatto che l'uovo non dia problemi. E esatto. L'uovo fresco. E allora, sì. allora, a casa, armatevi di carta e penna perché stiamo per dare la ricetta di tutti gli ingredienti che ci occorrono per preparare il tiramisù del nostro Riccardo. Vediamo pure insieme la grafica. Per questo tiramisù con uova pastorizzate abbiamo bisogno di 180 g di zucchero, 50 g di acqua, 5 tuorli, 500 g di mascarpone, savoiardi, 300 ml di caffè, vaniglia oppure sì, o il baccello oppure l'estratto. Corretto, Riccardo? Esattamente, Ottimo. e un accessorio servirebbe che è un termometro. Ok, il termometro. Questo è un termometro veramente, cioè, da 12 euro, da 10 euro, però è quello che ti serve, perché noi dobbiamo far raggiungere allo sciroppo di zucchero i 121 gradi. Chiaramente a occhio non Diciamo è che ormai con la misura facilissimo. delle temperature più o meno, o per un motivo o per Sì. un altro, siamo tutti esperti. No, una battuta. Detto questo, allora, detto questo, da dove cominciamo? Da dove cominciamo? Allora, io preparerei subito lo sciroppo di zucchero, però diciamo mi separo prima i bianchi dai rossi perché, come avete visto dalla ricetta, qui oggi non usiamo bianchi. Ok, vai. Quindi mi prendo le mie 5 uova e. Vediamo un po'. Allora, 5 uova. Ok. 5 uova. Le uova come prese dal pollaio dell'S Lunga. Ottimo. Bene, Ecco qua bene, una bene. appena partita. Questa Benissimo. cucchiaio. Prendiamo solo i rossi, con i bianchi poi ci farai sicuramente dei pancake proteici. Esattamente. Allora, altro contenitore. Qui una è già partita, nel senso che mi si è rotto il guscio, ma io con un cucchiaio, se Riesce a l'uovo è salvarlo. buono, non si Ok, rompe, perfetto. senza farsi prendere dal panico. Assolutamente no. E andiamo avanti, il prossimo sarò più delicato. Va bene, quindi rompiamo 5 belle uova fresche che potete comprare dal vostro punto vendita di fiducia, se ce l'avete fresche, magari ecco meglio ancora, ma tanto si trovano, ce le consegnano pure a casa. Devo dire che con la pandemia si sono riorganizzati anche con le consegne direttamente a casa. Li separiamo il bianco dal rosso. Il bianco lo mettete da parte, poi ci fate quello che volete, ci potete fare dei pancake proteici, ci potete fare delle Omelette. ricche, delle frittatine.
e noi utilizzeremo solo il rosso. Abbiamo detto che stiamo preparando il tiramisù e quello che ci occorrerà sarà un termometro. Poi capiremo bene perché. Uova pastorizzate. Perché è così importante, Riccardo, intanto che rompi le uova, pastorizzare le uova? Allora, perché chiaramente l'uovo, specie se non fresco, può dare, insomma, problematiche, può essere pericoloso, problematiche di salute, e quindi innanzitutto cerchiamo di prendere quelli a scadenza. Attenzione, perché spesso nei supermercati mettono davanti quelle come che no, scadono prima. Come no. Quindi attenzione sempre a prendere uova di cui abbiamo una scadenza molto lontana, sperando ovviamente che... Poi ci sono i varie prove per vedere la freschezza, eccetera. Però, diciamo, se noi pastorizziamo, in qualche modo siamo più sicuri. Okay. Esatto. Ascoltami, esso è una questione salutare, sicuramente importantissima, quindi di sicurezza alimentare, o è anche una questione di gusto? No, per la verità, per il gusto no. Anzi, proprio perché io amo le cose semplici, in qualche modo allunga i passaggi della nostra preparazione. Okay. Intanto ho preparato i 5 tuorli, e a questo punto accendo il mio fornello. Vai. Ok, quindi i 5 tuorli stanno lì. Adesso accendiamo il fornello perché dobbiamo preparare lo sciroppo di zucchero. Prendo l'acqua, 50 grammi d'acqua. Ah, vediamo un po', perché a me questo passaggio mi manca dello sciroppo di zucchero. La metto lì e poi aggiungo i miei 180 grammi di zucchero. Ok. Mi chiedono Riccardo, sì, a che cosa ci servirà lo sciroppo di zucchero? Lo sciroppo di zucchero a 121 gradi verrà versato nei tuorli precedentemente sbattuti. Adesso vedrete che c'è un po' di tempismo da mettere in atto, e questo farà sì che l'uovo si pastorizzi. Okay. Diciamo, se non siete soliti farlo, un paio di prove prima di darlo a una donna incinta le farei. È sempre meglio farlo. Ma sì, perché chiaramente il discorso della temperatura, la temperatura giusta, versarlo non troppo veloce e quant'altro, insomma, in realtà può pregiudicare più che altro la consistenza della nostra crema. Insomma, a livello di sapore non dovrebbe esserci una grossa differenza, però proprio perché siamo esperti di tiramisù, sappiamo, appassionati più che esperti di tiramisù, sappiamo quanto è importante che abbia una consistenza non troppo compatta la crema, perché sennò, come dire, proprio a fine pasto si blocca. Guarda, è vero. Riccardo, io al posto di esperto direi, ma guarda, mangiatore. Mangiatore. Assolutamente, esatto. Non lo faccio. Ma assolutamente, io ogni volta che vado al ristorante chiedo il tiramisù. Per vedere, diciamo, se è fatto bene. Sì. Se le uova sono pastorizzate? No, mi fido. Diciamo che ormai credo che ci sia una buona attenzione in questo senso. Poi, certo, la trattoria tipica di Trastevere si mangia come si mangia. Esatto. L'importante è che sia buono. Allora, tu lo sai che sei di Roma? Io in realtà sono genovese, ma sono stato 30 anni a Roma. Sei stato trapiantato a Roma? Piantato a Roma e adesso vivo felicemente a Milano, ma Roma è Roma. Roma è Roma. Quindi hai vissuto per quanti anni a Roma? 30. Ma dai. Un romano d'adozione. Vedi? Un romano d'adozione, anche se un amico una volta gli disse, ma chi te vuole? No, io ho detto, diceva, sono romano d'adozione, ma a Roma non te vole. Ah, ecco, vabbè. Benissimo. Quindi, 30 anni a Roma, insomma, la cucina romana la più che masticata, ecco perché abbiamo capito. Con la matriciana con la matriciana. A me piacciono tutti. Io vi dirò che quando voglio un po' la gricia, la gricia è quel insolito, se vogliamo, no? Uh-huh. Perché si tende a mettere sempre le uova, appunto, facendo la carbonara. Invece la gricia a me piace molto. E vi dico una cosa che qui mi si offenderà altri russa e un milione di romani. Vediamo. Però non vi nascondo che io la variante la concedo al formaggio, non perché non sappia quale pecorino serve, eccetera, ma se voi fate
vi trovate, io mi sono trovato in Val Chiavenna a usare un crotto, che è un formaggio stagionato simile, che ha diciamo delle similitudini col parmigiano, un crotto stravecchio, e voi fate una carbonara con quello. Chiaro, non è la carbonara romana tipica, però ha una dolcezza, ne viene fuori una cosa diversa, ma assolutamente apprezzabile. Da provare, vabbè, ma ci piace pure sperimentare. Un altro piatto molto difficile è la cacio e pepe. Assolutamente. Perché lì vengono, la cacio e pepe, si sta bene attenti, vengono tutti quei filamenti che non dovrebbero venire. Esatto, però il segreto, ho visto che funziona un po' per tutti i piatti della cucina romana, a parte la matriciana, è la cremina che faremo. La cremina, è vero. È prepararsi la cremina. Se è fatta questo. Bene, il filamento non dovrebbe... Non dovrebbe farsi. Presentarsi. Ok, guarda, ma ti posso dire una cosa? Io sono uno che quando invita gli amici a cena, faccio pure io delle cose semplicissime. Allora, o metto alla prova qualcuno con la carbonara, nel senso che lo faccio cucinare direttamente a casa mia, oppure l'ultima cena che ho fatto, sai cosa ho preparato? Spaghetti, aglio, olio e peperoncino, per dirti. Gli spaghetti, aglio, olio e peperoncino, in realtà, se fatti bene, son fantastici, esatto, no? Perché tutti è... ci mettono... il pezzettino d'aglio, è andato in crisi il termometro, ci mettono il pezzettino d'aglio, il pezzettino di peperoncino, non è così, posso dirlo? Vai. L'aglio, olio e peperoncino va fatto con un battuto d'aglio, una quantità d'aglio smodata, sì, è vero. E peperoncino, e poi anche un po' di prezzemolo, io ce lo vedo bene. Qualcuno mi dice anche una spolveratina di pan grattato verso la fine. Ah beh, sì. Però insomma, se vogliamo rimanere sull'elementare, Allora, stiamo preparando, vediamo un po', come siamo messi col termometro qui, perché stiamo passando le uova. Il bello della diretta, sì. siamo a 70 gradi. Siamo. Dobbiamo arrivare a? 121, ma adesso ho sparato il buono dell'induzione che... ha una, come dire, come una crescita. Come ti trovi? Ma molto bene. All'inizio facevo fatica perché mi piaceva, a me padellare, piace molto saltare la pasta, e quando staccavo si spegneva. No, te lo chiedo perché noi a breve devi sapere che cambieremo studio e avremo una vera cucina, tra l'altro a induzione, e allora io cerco di rubare. Poi quando capiterai a Roma ti aspettiamo, Vieni, assolutamente. E l'eccezionale dell'induzione, lo vedremo sulla carbonara, è il tempo con cui bolle l'acqua. Okay. Pazzesco. Beh. Allora io mi devo preparare, vi chiedo scusa ma devo prendere un accessorio. Vai, facciamo così, mentre tu prendi l'accessorio, sapete che cosa faccio io, Federico? Ci andiamo a vedere chi ci manda il disegno del giorno, perché l'avevamo messo da parte. E allora, disegno del giorno. Guardate, questa è una tigre, ogni tanto ci vuole pure la tigre. Questa tigre ce la manda Fabiana, guardate che brava, l'ha fatta con una matitina. Mi ha detto che ha avuto il Covid, era a casa, ha letto tutti i libri, ha studiato tutto quello che doveva studiare. Alla fine ha riscoperto questa bella passione per il disegno a mano libera e ci ha disegnato questa tigre perché si vuole sentire un po' così, un po' tigre, giustamente, quando sarà finito questo Covid, quando sarà finito questo periodo del non lo diciamo. Grazie mille. Oh, un bacio, fatemi mandare un bacio, un abbraccio a tutte le persone in questo momento sono positive al Covid con tutte le varianti. State serene e state tranquilli, tanto gli strumenti ce l'abbiamo, il vaccino c'è, tutto passa, tutto va via. Chiusa parentesi, torniamo dal nostro Riccardo, perché qui siamo a pastorizzare le uova, mica a pettinare le bambole. Riccardo, allora, uova pastorizzate. Vediamo un po' qua che si fa, che si frulla. Ho zittito il termometro, ma dovrebbe essere quasi a temperatura. Ok, perfetto. E infatti? Ok, la temperatura è arrivata. Fantastico sto rumore. Prendiamolo. Del termometro, proprio capito? Ci vuole tempismo. Sì. Quindi. Vediamo. Frullo. Ok. E verso.
perfetto. Ok, quindi frulliamo i rossi delle uova e intanto versiamo questo sciroppo che abbiamo preparato con lo zucchero. Così andiamo a pastorizzare le nostre uova. Questi sono tutti passaggi importanti. Vedete perché uno dice che certe volte sembra facile, no? Ma facile non vuol dire scontato, non vuol dire semplice. Sono ricette della tradizione, ricette sicuramente super gettonate, che tutti prepariamo, che tutti abbiamo sicuramente mangiato, però se fatte nella maniera giusta, con i passaggi giusti, vedete che poi il risultato è diverso. Sia per il tiramisù, sia per la carbonara, ma poi anche per tantissimi altri piatti. Allora, vedete, con delle fruste elettriche, piano piano si versa tutto lo sciroppo di zucchero che abbiamo preparato e si continua a montare. Se voi avete qualche dubbio, potete scriverci sia a noi sulla nostra pagina Instagram, ma anche sulla pagina Instagram del nostro Riccardo, perché lo trovate su Instagram come Avvocato on Toast. È la sua bellissima pagina, dategli pure una sbirciatina. Ogni giorno trovate tantissime ricette, tantissime curiosità, ma poi soprattutto gli potete scrivere per eccolo qui, per qualunque domanda, ma anche per scambiarvi un po' i pareri. Eccolo qui. Avvocato con la passione della cucina, esperto, se vogliamo, di prime colazioni. L'altra volta ci ha preparato dei pancake stupendi. Guardate là che meraviglia, quanti dolci. Voilà, e non solo. Bene. Torniamo pure da Riccardo. Vediamo un po' che punto siamo con... Oh, guardate com'è cresciuto già di volume, vedete? Siamo già arrivati a una bella consistenza. Fateci sapere veramente se voi come lo preparate il tiramisù. Io in genere sono per la ricetta tradizionale, però so che ci sono tante varianti. È bello anche scambiarselo ogni volta, cambiare, se vogliamo assaggiare qualche sapore diverso. Mi ricordo qualche anno fa andava tanto il tiramisù con le fragole, poi c'è stata l'ondata del tiramisù con il pistacchio, qualcuno ci mette qualche scaglia di cioccolato. Ripeto, io sono per quella tradizionale, per quella storica, però insomma ogni tanto si può anche cambiare sapore. Poi mi piace molto servito al vetro, come la maggior parte dei dolci, perché mi piace vedere il colore, andare in là con il cucchiaio, il pan casino, di tutto e di più. Federico, tiramisù tradizionale tu oppure le varianti? Oddio, parola variante è un po' brutta sto periodo. Diciamo che mi piace anche modificato. Ti piace? Sì, soprattutto quello alla fragola, non mi dispiace. Alla fragola è il periodo estivo, no? Quando è c'è un famoso rivenditore qua a Roma. Come che, no? Una grandissima azienda, sì. Adesso, senza fare il nome, ma tanto no, l'abbiamo. Non ha bisogno l'abbiamo, di pubblicità, l'abbiamo capito. Tu pensa che io quando sono andato in vacanza alle Eolie, sullo stesso traghetto c'era un ape carro a tre ruote, proprio di questa azienda, perché negli ultimi anni si sono occupati anche di food truck, vale a dire, no, di vendita. Ah, non di... lo sapevo. Sì, sì, non di lo sapevo. Di andare a vendere sui posti, su. Certo, su, devo sulle essere strade. Sincero, un po' c'hanno i prezzi un po' altini, eh. Prezzi un po' altini, ci informeremo, chiederemo. Su quello, l'ultima volta che ci sono andato è costato. Beh, chissà, poi daremo un costo anche al tiramisù preparato da Riccardo. Riccardo, come siamo messi con quelle uova? Siamo messi bene. Ottimo. Volevo farvi vedere la schiumosità. Fammi fantastica. Vedere quella cremosità. È una delle caratteristiche del, effettivamente, pensandoci, del tiramisù è che è commestibile in ogni suo passaggio, praticamente. Mm-hmm. Sì, è vero. Come no? Eccolo qua. E questo è uno zabaglione fantastico. Buono, già si vede. Questo faccio una cosaccia, ma assaggiamo, vediamo un po' la prova assaggio. Poi il cucchiaino finisce qua, non come quella puntata di MasterChef che la tizia e gli chef inorriditi dice come, ma io non ho niente. Però insomma, giustamente, mille attenzioni in cucina. Allora. È il periodo giusto, esatto. Questo. Esatto. Poi invitiamo tutto il condominio dopo che ho... Esatto. Allora, vediamo un po'. Passiamo adesso al mascarpone. Allora, mezzo chilo di mascarpone. Ok. Ecco, una cosa, sì? L'abbiamo già detto, ma è importante, è la bontà degli ingredienti, perché sì. Sì. Ovviamente i piatti elementari, semplici, con pochi ingredienti, insomma, dobbiamo cercare... Io
sono andato su qualcosa di industriale, però se troviamo del mascarpone, l'anno scorso ho preso al mercato, ai mercati generali, qui a Wagner, un mascarpone, chiaramente il nostro tiramisù ne guadagna. Immagino, beh, giustamente, ma lo stesso savoiardo, no? È chiaro che se lo prendiamo di qualità, beh, le uova, no? È tutta un'altra cosa, c'è poco da dire. Esatto. La qualità è la qualità. Allora, lavoriamo un pochino il mascarpone come sta facendo Riccardo, vedete, con l'aiuto di una spatola, di un leccapentole. Bene. Esatto, io lo chiamo Marisa. Marisa, come no? Io chiedo sempre come viene chiamato a seconda... Della... Ma no, perché lo chiama così Iginio Massari, maestro Iginio Massari. Allora io mi uniformo al suo... Assolutamente sì. Marisa, leccapentole, spatola, di tutto e di più. Però è una Marisa, Tra l'altro comodissima, devo dire, in cucina, perché dal dolce al salato è perfetta, proprio si può usare benissimo. Allora, lavorate così il tiramisù, gli ridiamo un po' di vita. Esatto. Poi a seconda che abbiate il baccello di vaniglia. La vaniglia. Oppure l'estratto, diciamo, okay. L'ideale sarebbe il baccello di vaniglia. Certo, come no. Però, insomma, per praticità, perché... Si taglia col coltellino e poi non allungare troppo i tempi, ci può stare okay, anche un po' di... Ok, quindi aggiungiamo la vaniglia. Vaniglia, sì. Va bene. Passaggio che pure questo mi mancava, devo dire. Allora, facciamo così, Riccardo. Perdonami, io adesso mi fermo. Vado in pubblicità qualche minuto, dopodiché torno da te e procediamo con il tiramisù, va bene? Va bene. Intanto lavora pure il tuo mascarpone. Voi fermi, buoni, non cambiate canale, perché qui abbiamo 6 ricette da finire e dobbiamo fare attenzione ad ogni singolo passaggio. A tra poco, pubblicità. Di nuovo bentornati in onda, eccoci qui, ci siamo lasciati qualche minuto fa in compagnia di Riccardo Abeti, con cui stiamo preparando un meraviglioso tiramisù e poi passeremo ad una carbonara. Io torno subito dal mio ospite, Riccardo, eccoci qui, siamo tornati. Allora, abbiamo pastorizzato le uova, stai lavorando il mascarpone? Sì, adesso uniamo le nostre uova pastorizzate al mascarpone, un po' alla volta. Ok, un po' alla volta. Esatto. Facciamo una crema anche omogenea. La vaniglia, una punta di vaniglia. Sì. Ecco, nel frattempo ci prepariamo il caffè. Il caffè. Io uso una macchina automatica, ma una bella moka dà un sapore. Ok. Una domanda, caro Riccardo. Sì. Qualcuno mette anche una puntina di liquore di marsala. Voglio sapere il tuo parere. Io tendo a non mettere liquori laddove non sia richiesto. Ok. Per qualche ragione tecnica, diciamo. Preferisco di no, però il marsala dà un sapore un po' più adulto, vogliamo dire, rispetto, no, al... Perché ad esempio per i ragazzi io imbevevo nel latte, certo, o nel latte Nesquik i biscotti anziché nel caffè, quindi ecco, sì, chiaro, ci sta. Chiaro, magari se si hanno dei bambini a casa, no? Giustamente si fa sempre più attenzione sia per la parte liquorosa ma anche per il caffè. In genere magari viene fatto al cappuccino, mi ricordo la mamma di alcuni miei amichetti quando ero piccolino. Va bene, quindi adesso aggiungiamo al mascarpone le uova belle pastorizzate. Abbiamo visto come si pastorizzano, basta un semplice termometro che trovate in tutti i negozi, ma anche nei supermercati ormai lo vendono, quelli più attrezzati, poche decine di euro, e sicuramente farà la differenza, non tanto per il gusto, abbiamo detto, ma proprio per un fattore di sicurezza alimentare, che insomma è importante. Ok, quindi mescoliamo bene. Lo prepari spesso il tiramisù? Sì, lo preparo spesso, sia per la velocità sia proprio per la passione, che non è
di facciata, ma è autentica, quindi insomma. Poi gli amici me lo chiedono, o la crostata, i miei due cavalli di battaglia come dessert sono la crostata, il tiramisù o la sake. Ok, o tiramisù o la sake. Tre cavalli di battaglia. Bene, 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 bene. Tiramisù o sake, era pure quello un altro dolce bello importante. Voilà, finisco di... pure di mettere le uova. Nel frattempo il mio caffè si è preparato. Il caffè, intanto. Il mio bidone di caffè è pronto. È pronto. E poi andremo a preparare questo meraviglioso tiramisù. Che prepareremo dove? In un bicchiere, in un baratto, in una teglia? No, ho pensato di usare un simpatico vasetto. Fantastico. Se riesco a non tagliarmi le dita. Voilà, perfetto. Per cui, e prima si parlava di biscotti, io ho voluto fare un tributo alla Sardegna prendendo i pistocheddos, che sono i savoiardi di Sardegna. Ottimo, bene, ok. Quindi un bel savoiardo scelto. La cremina è tutta pronta, eccola qui. Sì. La cremina è pronta. E se i tempi ce lo consentono, io... passerei alla preparazione della carbonara, certo, per far rapprendere un po' la crema. Vai, assolutamente sì, assolutamente sì. Vai, allora lasciamo pure la crema che prende bene consistenza e sapore, e noi adesso ci dedichiamo alla carbonara. Per preparare la carbonara di che cosa abbiamo bisogno? Vediamo pure insieme la grafica, questa buona pasta alla carbonara, 300 g di pasta, poi parliamo del formato, perché pure questo è interessante. 3 tuorli, quindi ancora uova, mi raccomando pure qui, sempre fresche, pecorino romano DOP 150 grammi, guanciale 200 grammi, e anche se, vedete, io ne userò il doppio, perché poi ce lo dirà perché, lì sulle quantità, sempre in base ai gusti, a quello che più preferite. Perfetto, carbonara. La pasta ti piace? A me piace corta. Piace corta? Tipo... mezze maniche, rigatoni. Lo spaghetto non lo amo tanto, no, magari, io sono amante degli spaghetti, però con la carbonara è un po'... cioè no, anch'io amante assolutamente dello spaghetto, però con la carbonara preferisco più la pasta corta, poi bella rigata, capito? Bravo, oh, quella bella rigata che trattiene tutto il condimento. Intanto Riccardo, eccoti. Allora Riccardo, siamo pronti. Eccoci. Per la carbonara. Vai, vai, sistemati pure. Siamo pronti. Ok, a questo punto noi passiamo al salato. Ok, vogliamo mettere l'acqua come prima cosa? Mettiamo sull'acqua. Così almeno ci leviamo il pensiero. Ma tanto un secondo. Ma credo 4 minuti, 4 5 minuti. Vedete che velocità. Bene, allora intanto ci sistemiamo l'acqua, così almeno ce l'abbiamo pronta. La crema volutamente poca. Poca, ok. Volutamente poca, perché sebbene l'acqua si... la pasta, no, da istruzione andrebbe cotta unetto per un litro, una cosa del genere. Sì. In realtà, per farle rilasciare più amido, va bene cuocere nello stretto. Stiamo attenti a non farla scuocere, ovviamente. Questo, certo, è okay. Logico. Questo è un altro consiglio. Ottimo. Allora, la pasta, io avevo pensato allo spaghetto quadrato, ma se mi dite questo, vado sul maccherone. Andiamo sui maccheroni. Mi abbiamo fatto cambiare idea. Infatti l'avevo detto. Beh. Ma vedrai che sceglie lo spaghetto. Tu preferisci, esatto, però... lo spaghetto? Ma per un fatto estetico, però in realtà il maccherone, ieri sera ho fatto una cacio e pepe e ho usato i maccheroni che ci stanno benissimo, quindi voglio dire, non... Allora, uova. Vai con le uova. Stavolta le metto nel bicchiere. Ok. Perfetto. Perché poi ci facciamo la cremina. Assolutamente sì. Allora, rompiamo pure le uova. Utilizziamo... il rosso. Esatto, solamente il tuorlo, il rosso. Senti, ma è vero che dobbiamo utilizzare i rossi e poi un uovo intero in base al numero dei commensali? Allora, sì, in realtà io addirittura uso sempre l'uovo intero. Però per un fatto estetico, sì, oggi userò solo tuorli.
Ottimo, perfetto. Mi piace che venga una salsetta molto gialla. Ok, ok, bella gialla. Bene, 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 bene. Ok. Esatto. Perfetto. Bello, un bel giallo. Giallo carbonara, giustamente. Prendiamo esatto. I nostri rossi. Anche qui sempre, mi raccomando, occhio alla qualità delle uova. E perché oggi, perché si può fare anche la carbonara con l'uovo pastorizzato, oggi stiamo facendo questo passaggio. Ok. Benissimo. Io per ragioni alimentari mi sono specializzato anche la maionese, la faccio con l'uovo pastorizzato. E prepari anche la maionese tu, che tra l'altro è semplicissimo preparare la maionese in casa. Semplicissimo, sì. È semplicissimo e se le mamme scoprissero che è semplice, probabilmente quella industriale non la comprerebbe più nessuno. Assolutamente. Dico le mamme o i papà, Le perché... mamme o papà, bravo. Niente cliché. Niente cliché, niente cliché. È la tua mamma per dare un'immagine tenera. Ma in realtà... Ma perché ci viene, in realtà cliché. Ci viene, no? Ci viene sempre. Sì. Alla fine è la nostra, diciamo, la cultura magari da dove veniamo, però magari ecco, adesso piano piano riusciamo esatto. No, a rompere gli schemi. Pure con un'altra tua collega qualche settimana fa mi è successo che lei ha detto, no, poi se vogliono le casalinghe. Perché le casalinghe? Cioè, cucinano le casalinghe, cucinano tutti. Cucinano tutti. Allora, Rosso, poi voglio dire, mamma è detto da te, insomma, che stai qua a cucinare, no? Però mi è venuta in mente la mamma, perché nel mio immaginario l'attenzione alla genuinità, eccetera, almeno fino a qualche tempo fa ce l'avevano più le mamme, no? Certo. E il papà era più per il risultato, diciamo, no? Invece la mamma magari faceva la verdura cotta che al papà... io sono nato come un cuoco che si faceva solo... Cuoco, come un cucinante che si faceva solo il piatto preferito. Quindi senza nessun equilibrio di... di bilanciamento. No, le verdure cotte non mi piacciono, non le faccio. È chiaro, come no. Pecorino DOP, io per praticità l'ho già grattato. Ottimo, ottimo, vai. Perché vi ho detto una quantità e poi io ne uso di più? Perché in realtà a me piace stracondito e allora al di là del necessario io esatto, metto. In realtà il mio consiglio è di mettere un po' occhio, perché noi dobbiamo individuare una certa consistenza. Deve venire come uno zabaione salato. Pepe. È vero, prendo il mio occhio. Allora, il rosso delle uova, il pecorino bello grattugiato, il pepe, ok? E si esatto. E lo metto, ma non lo frullo. Perché? Perché poi ci mettiamo il guanciale. Ok. Quindi... mentre il nostro l'acqua bolle, noi andiamo a preparare il guanciale. A scaldare il guanciale, esatto. Anche qua andremo su veloci così non perdiamo troppo tempo. Una bella padella. Ecco qua. Una bella padella ampia perché poi ci serve per mantecare. Per finire la cottura della pasta. Allora qui intanto che si scalda la padella, noi prendiamo il nostro guanciale. Okay. Io ho preso un guanciale da matrice e come vi dicevo è un signor guanciale e questi sono in realtà 4 etti di guanciale, quindi liberi di seguire la ricetta, insomma, ma liberi di che sognare, ha un minimo però, di equilibrio o la gola. Assolutamente sì, ma sì, ma poi vedete, ecco, tu taglia pure il guanciale, poi qui ognuno, no, l'abbiamo detto, anche ad occhio, nel senso che in cucina, soprattutto nel salato, mentre nel mondo della pasticceria, che come dico sempre io è una scienza esatta, lì ci sono delle quantità che dobbiamo rispettare, dei bilanciamenti, perché sennò poi non riesce, per il mondo del salato la cosa divertente è anche questa, che si può anche fare qualche errorino, si può aggiustare, no? Aggiungendo, togliendo qua e là, oppure si può, ecco, andare di gola, di gusto, e dice, ma io la voglio più cremosa, io la pasta la voglio più sugosa, io ci voglio più guanciale, io ci voglio più pecorino, voglio una cremina fatta così, voglio una cremina fatta in quest'altro modo, questo è il bello. Allora, il guanciale come lo tagliamo? Ah, io faccio dei dadini. Dei dadini. In realtà perfetto. Altre volte ho scelto di fare delle sfoglie. Oggi preferisco fare dei dadini. Benissimo. Ok.
Voilà. Quindi la padella la facciamo scaldare bene bene, dopodiché ci metteremo questo guanciale che piano piano rilascerà tutto il grasso. Allora, fammi appoggiare. Ecco qua. Mettiamo il nostro guanciale. Tanto mi porto in pari tagliando. Ok. Tagliandolo tutto, come vi dicevo, perché certo, i miei quattro etti non devono avanzare. Assolutamente no, perché poi è bello anche mettercelo sopra, no, per guarnizione. Esattamente. Ok. Accelero un po'. Ok. Sì. Sembra che si chiama la cotica del cotella. La cotella, No, 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 la cotella l'ho tolta, l'avevo già tolta. No, no, perché sennò poi ti trovi il guanciale. Se no poi non la mordi. Come dire? Immordibile. Non masticabile. Esatto, esatto. Non masticabile. Ma Federico masticherebbe pure quella. Comunque. Per la carbonara tutto. Per la carbonara tutto. Prendiamo un mestolino, giriamo il nostro guanciale che nel frattempo. Piano piano. Sta si scioglie. Iniziando a buttare. Ok, l'acqua grasso, a che punto sta? L'acqua bolle quasi. Ok. Tenete presente che io in genere faccio la carbonara nel tempo in cui bolle l'acqua, quindi adesso abbiamo fatto una un po' più sequenziale, però in realtà vado in parallelo. Ok, 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 ok. Adesso. E facciamo, vedete, adesso piano piano lasciamo pure che il guanciale si... Mamma mia, che fame che mi è venuta. Che fame. Ok. Peccato che sta a Genova. Sta a Milano, sta a Milano. A Milano, a Milano. Un genovese che ha vissuto 30 anni a Roma e poi adesso vive a Milano. Perfetto. Vedete? Guardate che meraviglia. Fantastico, fantastico. Guanciale. Ecco, quando ero in Sardegna, ad esempio, usavo il pecorino sardo, che non andrebbe bene da ricetta, ma anche quello ci dà una variante di dolcezza che... Certo, che pure questa è da sperimentare. È da provare. Ok, esatto. Benissimo. Mamma mia, che meraviglia. Mamma mia. Se vuoi fare lo spaghetto, libero di fare lo spaghetto, No, 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 faccio il maccherone. Faccio il maccherone. Benissimo. Che fame. Poi fateci sapere a casa voi pure quando preparate la... Anzi, io direi, ripreparate la carbonara o il tiramisù, dopodiché fate una foto e taggate sia Cusano Italia TV, ma soprattutto Riccardo Abeti, perché poi sarà lui a dirvi se siamo stati bravi oppure no. Tempo di cottura della pasta quant'è? Tempo di cottura 13 minuti, quindi butto. Vai. Ho dimenticato il sale, ma il problema non sussiste perché lo mettiamo immediatamente. Ok. Andrebbe messo prima, ovviamente, ma noi e mettiamo il pizzico di sale. Perfetto, ok. Mentre tu metti il pizzico di sale, io al volo proprio faccio rivedere la grafica di questa ricetta carbonara. Allora, per questa carbonara abbiamo bisogno di 300 g di pasta, 3 tuorli, pecorino romano DOP 150 g, guanciale 200 g. Bene, 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 bene. Questi erano gli ingredienti. Adesso vediamo un po'. Il guanciale l'abbiamo bello preparato e si è sciolto tutto il grasso. Dobbiamo preparare la cremina, Riccardo. Adesso guanciale bollente. Mm-hmm. Lo coliamo nella cremina. Voilà, perfetto, ok. Ok. E frulliamo. Ora io in questo caso per praticità verserò tutto. Mm-hmm. E voilà, okay. E frullo. Ok, frulliamo, vai, frulliamo. Quindi prepariamo questa bella cremina. Fatemi un attimo, lo so che incrocio, ma... Tranquillo. Padella. Ok. E si frulla il tutto, va bene? Quindi il guanciale lo fate a pezzettini, lo mettete in una padella, piano piano fate sciogliere tutto il grasso. Vedete? E poi dopo andremo ad amalgamare per bene.
ingredienti proprio di prima qualità, mi raccomando, come sempre, attenzione, alla qualità. La ricetta che stiamo preparando adesso è una carbonara e poi abbiamo ancora il tiramisù da montare che poi vedremo insieme. L'abbiamo messo da parte proprio per permettere alla crema di raffreddarsi e di prendere più consistenza. Allora, vediamo un po', dovremmo essere anche quasi pronti. Oh, ecco, stiamo ancora frullando per bene questa cremina, la pasta anche, siamo quasi in fase di arrivo. Chiaramente mentre frullate poi lo vedete pure, no? Aggiustate magari con più pecorino o meno, lì a seconda dei gusti. Bene. Voilà. Facciamo due cose, aggiungiamo un mestolino qui Di di acqua di acqua cottura. calda, esatto, Ok. di acqua di cottura e andiamo a scolare la nostra pasta. Benissimo, e scoliamo la pasta. Meraviglia. Non Una cremina che non vi dico, che ci credo. non ve lo racconto. Ci Ok, credo. scoliamo. Allora, alziamo. Allora, chiaramente sull'induzione si alza tantissimo, Sì. o sulla fiamma il mio consiglio è di usare i saltapasta d'alluminio, Ok. perché io sto mettendo la pasta sulla padella, diciamo, solo unta di Unta di guanciale. guanciale, ok. Fantastico, quindi scolate e E non mettete spengo direttamente. l'acqua. La scolo così apposta perché l'acqua ci servirà. Per fare un po' di cremina, un po' dell'amido Certo. rilasciato dalla pasta. Che è praticamente il segreto del 90% delle paste, non solo delle paste romane. Certo. La cremina. Eh sì, ormai lo scolapasta non lo usa più nessuno. Si scola direttamente nella padella poi Esatto. dove c'è il condimento. Ok, qui Esattamente. nella stessa Ok. padella dove abbiamo fatto il guanciale. Scolato. Mi prendo il mio mestolino, il mio uovo e risottiamo la pasta. Bene. Quindi con una quantità d'acqua, perché è importantissima il calore della padella? Perché l'acqua deve rievaporare subito, altrimenti viene una porcheria bollita, insomma. E ci credo. Io Ok. la tengo veramente alta. Quindi fuoco Così alto. ci evapora subito. Benissimo. Ecco qua. E voilà. Guardate che meraviglia. Esatto. Appena l'acqua diventa cremina, siamo Perfetto, pronti. benissimo, benissimo. Vi dobbiamo togliere qualche minuto prima dall'acqua? Allora, dipende dal tipo di pasta. Le Ok. paste, diciamo, che tengono di più la cottura, si possono togliere anche leggermente lunghe, perché comunque, non so, la pasta, vabbè, ci sono delle paste che tengono molto. Le paste, quelle che troviamo comunemente, vanno tolte al minuto giusto, perché poi ci sono un paio di minuti di, chiamiamola mantecatura, chiamiamola come vogliamo, ma insomma, no, di risottatura della pasta. Ok. Perfetto, benissimo. Ok, cremina intanto è pronta. Cremina pronta. Vai. Procediamo Non è pure. pronta, è prontissima. Voilà, vai. Allora procediamo pure se sei d'accordo. Sì. Allora, facciamo le cose. Ok. Voilà, Così l'acqua la facciamo togliamo. spazio. Bene, Allora, io preferisco farlo fuori fiamma. Chiaramente se ci fosse la fiamma basterebbe spegnere il fornello. ok. Invece l'induzione mantiene un po' di inerzia, quindi la tolgo perché sennò facciamo un errore imperdonabile, cioè Cuocere l'uovo, la rendiamo, frittatina. cuociamo l'uovo e lo frittatiamo. Assolutamente no. Quindi lontano dal fuoco, mettiamo la nostra bella cremina e andiamo a mantecare. Perfetto, voilà. Date Vedete? il Questa è la cremina. gioco. Un consiglio, Sì. questa va benissimo anche sulla, se
se fate una focaccia, sì, e a fine cottura ce la spalmate sopra, guarda, fate con dei bocconcini di guanciale, fate una pizza alla carbonara meravigliosa, che ve lo dico a fare. Ok, amalgamiamo, esatto, il tutto, e questa è la nostra, esatto, buonissima carbonara preparata. E adesso la impiattiamo, attenzione. Assolutamente sì, da il nostro Riccardo Abeti. Che piatto hai scelto? Abbiamo scelto un piatto, uh-huh, a forma un po' chic. Voilà, eccolo qui. Cappello di prete. Esatto, il cappello di prete. Ecco, così ecco, trattiene pure un po' di cucchiaio. Calore. Anzi, cucchiaio ce l'abbiamo qua. La nostra pasta. Voilà. Eccola. E questa è la carbonara che ha preparato per noi Riccardo Abeti. Facciamogli pure un applauso, una carbonara buonissima, un buon primo piatto, una ricetta molto molto golosa della tradizione romana, ma amatissima in tutta Italia. Concludiamo con un po' di guanciale anche sopra, una spolverata di pecorino romano e ci siamo. Voilà! Ecco qua la nostra carbonara. Meraviglioso, meraviglioso. Voilà. Perfetto, allora, benissimo, il primo piatto l'abbiamo preparato. Allora, adesso invece passiamo al nostro, okay, tiramisù che avevamo lasciato passiamo da parte. Tiramisù. Ok, per la preparazione, okay, per la preparazione del tiramisù abbiamo già preparato la nostra bella crema, il caffè è già pronto, esatto, il savoiardo. Togliamo gli ingredienti salati. È lì e abbiamo anche un bel barattolo, faremo proprio una mono porzione. Allora Riccardo, ti chiedo, esatto, solo, perdonami, solo di essere, sì, di essere un pochino più veloce per la preparazione. Allora, del caffè, tiramisù, però ok, lo mettiamo in un piatto, ok, mettiamo in un piatto abbastanza largo, ok, quindi prendiamo un piatto largo, sì, la nostra crema tiramisù che abbiamo messo da parte. Sì. Bene. Pellicolata. Eccola qui, eccola qui. Ecco qui. Il benissimo, il nostro sardo, barattolino. Il barattolino e il tuo savoiardo sardo, eh? Altamente selezionato. Voilà. Ecco qui. Savoiardo. Chiaramente, essendo una piccola base, basterà una quantità, ma certo, minima di savoiardi. Esatto. Quindi facciamo, imbeviamo, okay, al volo. Sì. Non deve essere troppo inzuppato, vero? No, 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 perché sennò poi diventa troppo bagnato, è vero, particolarmente mollo. Okay. Ok. Facciamo. Date, okay, quanta praticità. Poi, il cucchiaio, il milionesimo cucchiaio. I cucchiai che non sono mai abbastanza in cucina. Esatto, la nostra crema la mettiamo. Guardate, okay, che meraviglia. Voilà. Ecco qua. Perfetto. Mettete la vostra bella crema gialla, quindi il savoiardo bagnato nel caffè. Altro strato. Ok. Che non ci facciamo palla dietro? Assolutamente no. Bel savoiardo, tra l'altro, abbiamo detto sardo in questo caso. Sì. Meraviglioso. Ok. Altro po' di crema e chiudiamo. Fantastico. Preparato proprio in un minuto. Espresso, eh? Assolutamente sì. Tutto live, okay, signore. Rifinitura. Polveratina di cacao. Che volete di più? E questo, no, sarà il menù del giorno. Bel piatto, esatto, di carbonara. Mi dai un istante, vai, solo per, ma la rifinitura, certo, finale? Stai tranquillo, stai tranquillo. Cioccolato bianco, grattugetta. Ah, questo è il pezzo forte che ci avevi nascosto. E il nostro tiramisù
Ragazzi, preparato proprio in due minuti al volo per noi. Riccardo, e grazie mille, pronto. Veramente. Complimenti sia per la carbonara sia per il tiramisù. Grazie. È stato un vero piacere. Vi vorrei invitare a pranzo, ma e noi vorremmo. Noi veniamo. Riccardo, noi veniamo. Voglio il voto da supremo giudice, Federico. Allora, partendo dall'idea che io sono un esperto di carbonara. Ok. Darei 13 alla carbonara perché secondo me è... Ma è successo, una roba del genere. Opterei anche per un 12 al tiramisù perché io tra carbonara e tiramisù preferisco carbonara. Però il tiramisù è... Quindi un 25 oggi totale, 25 punti. Bravo Riccardo. Guinness dei record proprio, non avevo mai avuto voti così alti. In genere ci siamo una volta un 9 ho sentito, siamo sempre sul 7, sull'8. Quindi oggi l'hai proprio convinto. Riccardo, grazie davvero per averci ospitato nella tua cucina. A questo punto io direi buon appetito. Grazie. Continuiamo a seguirti invitato. Sui social e poi ci becchiamo più avanti per un'altra ricetta, va bene? Prossima volta faremo qualcosa di complicatissimo. Di complicatissimo? Perché sennò sembra che sappiamo fare solo cose facili. Solo cose facili, è vero, è vero. Bene, bene. Grazie ancora Riccardo, ci sentiamo presto. Ciao, a presto. Grazie, grazie mille. Veramente due belle, belle ricette. Ho sforato un pochino, chiedo scusa ai colleghi. Io vi ringrazio anche oggi per averci scelto. Vi ricordo l'appuntamento quando volete, se volete, ore 13.05. Minuto più, minuto meno, ma sempre qui, sempre sul 264. Ciao, ciao.